Il pubblico ministero di Teramo, Enrica Medori, ha concesso il nulla osta alla riconsegna delle salme dei due alpinisti teramani, Francesco Carta e Enrico Faiani, precipitati domenica 30 aprile mentre scalavano la via del Brancastello nel vallone di San Pietro, versante di Teramo. 45 anni Carta di Cermignano e 60 anni Faiani, artigiano di Castelli, entrambi esperti scalatori, sono morti per le conseguenze della caduta. L'autopsia, infatti, non ha evidenziato possibili malori. Dunque un errore umano, l'ultimo dei sempre più frequenti casi di morte in montagna. C'è stata un'imprudenza, secondo lei? Diciamo che potevano usare un po' di criteri di sicurezza normali, quotidiani, quelli che cioè il minimo si dovevano legare e salire su con la progressione classica, con ramponi e picozza e con la sicurezza dovuta. Quindi il fatto che sono stati così tutti e cinque slegati hanno rischiato un po'. L'altro ieri era dura, la neve era veramente molto dura, anche se lì è un versante abbastanza est, però insomma c'è stata un po' di leggerezza. Perché si rischia sempre di più? Beh, diciamo che c'è molta più gente che va in montagna rispetto a tanti anni fa, quindi comunque c'è tanta gente che comunque non è assolutamente in grado di valutare il pericolo. Lei, fra l'altro, ha sostenuto una legge importante proprio per far sì che le persone che si avvicinano alla montagna siano consapevoli. Il soccorso, quando c'è urgenza, si può benissimo fare il soccorso con l'elicottero e con tutti i mezzi possibili, però bisogna un attimino valutare che se si alza un elicottero con quello che costa e con il rischio, che poi abbiamo visto l'esperienza del povero Davide De Carolis, che è morto per una sciocchezza, per andare a soccorrere uno che aveva una semplice frattura, ma insomma, stiamo a scherzare. Quindi il soccorso a pagamento servirà un po' per cautelare, un po' per non far rischiare più di tanto. Intanto qual è il suo messaggio anche agli esperti scalatori? Ma in questo periodo molta prudenza, molta attenzione e non sottovalutare quelle che sono adesso le differenze di temperatura, appunto, che ci sono facilissimo. Ieri era una giornata diversa, ad esempio non servivano tutte quelle precauzioni, quindi attenzione, più attenzione basta. Intanto la magistratura sta lavorando per accertare esattamente la dinamica dell'incidente e per questo saranno ascoltati gli altri alpinisti presenti sul Brancastello al momento della tragedia.